Si torna a volare su Parigi. Dal 27 maggio prenderà il via il nuovo collegamento dall'aeroporto delle Marche verso il principale scalo della capitale francese, l'aeroporto Charles de Gaulle. Il volo sarà operato dalla compagnia low cost Volotea, due volte a settimana, ogni martedì e sabato, a tariffe vantaggiose. È una data da segnare sul calendario, ha detto il presidente Acquaroli alla presentazione ufficiale in regione del collegamento. Immaginiamo la centralità che può trovare Ancona con i voli di continuità, con i voli su Parigi, con i voli su Londra. Questo significa certamente portare la nostra regione, il nostro capoluogo, ad essere presente su dei mercati, su dei circuiti dove fino ad oggi eravamo non solo assenti, quindi c'era precluso tutta una serie di opportunità. Oggi queste opportunità tornano ad essere tangibili e quindi dobbiamo essere bravi noi a costruire insieme all'agenzia, con tutte quelle che possono essere le sinergie che possiamo mettere in campo, le opportunità che poi dovrebbero automaticamente tornare sul territorio concretamente con la crescita della nostra economia turistica, l'internazionalizzazione, la manifattura, i prodotti enogastronomici, tutte quelle che sono le opportunità che poi possono nascere e affermarsi. È sicuramente una svolta che può dare un contributo alla crescita. Con la nuova rotta per Parigi salgono a 5 le destinazioni raggiungibili da Ancona a bordo degli aeromobili di Volotea. Le altre sono Olbia, Catania, Palermo e Cagliari. Quest'ultima tornerà ad essere operativa con 2 frequenze settimanali sempre dal 27 maggio. Destinazioni che si aggiungono alle altre già attive dallo scalo marchigiano. Un obiettivo direi storico, un obiettivo che abbiamo raggiunto dopo tanti sforzi, direi che è una destinazione che richiama sia i traffici incoming che quelli outgoing e che quindi può finalmente dare la chance alla Regione Marche di riposizionarsi anche dal punto di vista turistico per quello che merita. Di grande protagonista.